Lei ha 48 anni, lui 73. Impossibile o quasi per l'uomo garantire alla bella e giovane moglie uno stile di vita adeguato alle sue ardite richieste e così, durante una lite per questi motivi, una 48enne ha sferrato un pugno in faccia al marito di 73 anni, provocandogli una forte contusione alla spalla sinistra. Il fatto, decisamente singolare, è avvenuto a Sansepolcro e si è concluso con una denuncia per la donna. Il marito, infatti portatore di pacemaker, è andato dritto dai carabinieri a denunciare quanto accaduto. Dal racconto dell'uomo è emersa l'esistenza di una situazione conflittuale tra i due coniugi, con continue vessazioni da parte della donna. Alla base dei litigi il desiderio, appunto, della 48enne di uno stile di vita più adeguato ai suoi anni. La donna, che è comunque intenzionata a intraprendere il percorso della separazione, è stata denunciata e dovrà rispondere di lesioni personali.